L'ondata di calore di queste settimane non è destinata a placarsi. Secondo gli esperti, le alte temperature permarranno fino ai prossimi giorni, complici il caldo africano. I consigli sono quelli classici ed è sempre bene ricordarli, anche perché non è raro trovare anziani e giovani a sfidare le ore più calde in strada. Per proteggersi dall'afa africana, il primo consiglio ovviamente è quello di bere molto. Gli esperti invitano comunque ad almeno 2 litri al giorno. Si deve poi limitare l'assunzione di caffè e bibite gasate ed evitare di bere alcolici o bevande troppo fredde. Anche il consumo di frutta e verdura, nonché di pasti leggeri, aiuta a stare meglio. Particolare attenzione ai più piccoli, come ribadito dai suggerimenti rilasciati dal pediatra Carlo Montinaro. Per quanto riguarda questa temperatura è un po', diciamo, estrema, perché giustamente non siamo abituati a sopportare questo caldo, però l'uomo si adatta a tutto. Quindi la cosa più importante è naturalmente idratarsi. È più importante bere che non mangiare. Quindi la cosa importante è idratarsi frequentemente durante la giornata, non stare al sole, quindi stare a una temperatura certamente più idonea e certamente cercare naturalmente di non stare nella folla, perché naturalmente sarebbe controindicato per quanto riguarda la salute proprio dell'organismo.